clamiamo, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, affinché la parola di Dio che si è fatta carne diventi nutrimento per la vita presente e futura, purifichiamo i nostri cuori invocando la grazia del perdono. Signore, tu solo hai parole di vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo, sei tu che ci doni lo Spirito che dà la vita, abbi pietà di noi. Signore, sei tu il Santo di Dio che riveli l'amore del Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici, gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi dei vostri padri che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quando a me e alla mia casa serviremo il Signore. Il popolo rispose: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire a noi e ai nostri padri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. E vedete com'è buono il Signore. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Gustate, vedete.
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure una sarà spezzato. Gustate, vedete. Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in lui si rifugia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è Salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandolo con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parola di vita eterna. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più da lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, tu hai parola, da chi andremo? Tu hai parola di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola del Signore. Thank you.
sia lodato Gesù Cristo. Oggi è un bel giorno, oggi si apre per noi ancora di più le porte alla festa della nostra Madonna, della Madonna di Casandrino. Il cuore in festa, e facciamo bene anche a manifestarlo anche esternamente che il cuore è in festa. Tra poco abbiamo anche un qualcosa di bello, no? Il mandato per i cenacoli di preghiera, tutti i responsabili verranno qua davanti quando verranno chiamati e così diranno, faranno la loro professione nel dire sì, noi pregheremo come abbiamo sempre fatto, ma ancora di più per questo periodo così bello pregheremo la nostra madre, la nostra Vergine Santissima di Casandrino. Il Vangelo di oggi è forte, anche la prima lettura, avete sentito, no? Giosuè chi era? Giosuè era colui che accompagnava Mosè dall'uscita dell'Egitto verso la terra promessa. A un certo punto non si sente più Mosè, forse Mosè è morto. Giosuè sta continuando quello che Mosè aveva incominciato in nome di Dio. Probabilmente c'era qualcosa che non andava, forse il popolo si stava disperdendo appresso a qualche idolo dei popoli dove passava il popolo. Allora decise di chiamare tutti gli ebrei, tutto il popolo e dirgli con franchezza, con parresia, per dire: popolo di Israele, oggi devi decidere con chi stare, perché probabilmente Giosuè vedeva che c'era questo andare appresso al Dio di Isacco, di Abramo, di Giacobbe, bene, e andare anche appresso agli idoli. Allora popolo, decidi oggi con chi vuoi stare, ma sappi che quando riguarda me e la mia famiglia, noi seguiremo Dio. È molto forte. Il Vangelo ce lo esplicita ancora di più. Avete sentito? Noi in queste domeniche abbiamo parlato del pane. Gesù si è considerato pane, Gesù si è considerato carne. Chi non mangia la mia carne e il mio sangue non vivrà per me, non avrà l'eternità. Cioè chi assimila a me diventa come me. Però arriva un certo punto della nostra vita, come è arrivato nella vita di Gesù, che doveva mettere dei punti fermi. E allora dice vicino ai suoi discepoli, attenzione, le domeniche scorse era il popolo che mormorava, no, per quanto riguarda il pane, io sono il pane, adesso sono i discepoli, cioè coloro che stanno più vicino, cioè noi, sta avendo con noi adesso, è importante. Allora in quel tempo molti discepoli di Gesù, dopo averlo ascoltato, dissero: questa parola è dura per noi, chi può ascoltarla? Bene, noi trasformiamola, perché l'italiano è scleros, cioè dura, no? Questa parola è dura, cioè significa: Signore, tu ci stai chiedendo troppo. Maestro, tu ci chiedi tanto, tu sei esigente. La tua ecco la parola chiave. Gesù a un certo punto del cammino si ferma e sta dicendo: avete capito che io vi sto portando una proposta nuova di umanità? Io farò terra nuova e cieli nuovi, farò una umanità nuova. Siete disposti a farvi mangiare come il pane, come la carne? Siete disposti a sposare quello che io sono, quello che io dico, ad ascoltare? Bene, dobbiamo constatare con amarezza che i discepoli dicono: è duro. Fratelli e sorelle, amare come Cristo ci chiede è duro, e chi vi dice che è facile vi inganna. Il cristianesimo è duro, perciò è bello. Tutte le cose belle sono faticate, tutte le cose belle c'è una forza, una fatica. Mi piace sempre questo esempio: è un conto quando io compro la casa, è un conto quando io me la costruisco una casa. Sì, è bello, la soddisfazione c'è, ma io dico: la mia casa, la posso dirla, l'ho fatta come dico io. Le cose belle sono dure,
da affrontare, però poi è bello. Allora ecco che Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano, e non è la mormorazione che noi intendiamo hanno da ridire, no, mormorare per dire: tu ci stai proponendo un qualcosa di grande, ma noi non ce la facciamo, forse chi ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto, forse noi non ce la facciamo. Mormoravano riguardo a questo. Disse loro Gesù: questo vi scandalizza? Questa proposta vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? Fratelli e sorelle, Gesù sta dicendo, prima di continuare per andare verso Gerusalemme, che lui vuole che come lui anche noi ci doniamo, perché non è inteso soltanto ai preti, attenzione, non fate mai questo errore, o alle suore, è inteso ai discepoli, siamo noi. Sta dicendo: io so che l'amore mi porterà alla croce, perché la logica di Dio è diversa dalla logica degli uomini, sempre, e costa, ed è difficile, è un combattimento che noi facciamo tutti i giorni dentro di noi. Perché? Perché il peccato originale ci ha inclinato verso l'egoismo, verso il pensare a noi e non agli altri. E allora Gesù sta dicendo: vi scandalizzate, ma l'amore chiede ancora di più. L'amore non chiede soltanto la messa domenicale o la festa bellissima che faremo. L'amore chiede sposare il Vangelo nella sua radicalità, che è difficile, porgi l'altra guancia, ma dove si è visto mai? Perdona più di 7 volte, ma che stai dicendo? Se qualcuno ti chiede di fare 1 chilometro, fanne 2. Se qualcuno sta a terra, non dire soltanto mi dispiace, fermati, spendi la tua vita e tutto quello che hai nell'olio e nel vino, cioè nelle cose più importanti. E allora ecco che Gesù dice, Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Cioè a un certo punto Gesù si è fermato e ha detto: adesso dobbiamo fare sul serio. Cristiani, sapete perché il mondo, adesso quando dico cristiano dico a tutti quanti noi, di tutti i cristiani del mondo, non i cristiani di Casandrino, ma tutti i cristiani, sapete perché il mondo non si converte ancora? Lo sapete perché? Perché probabilmente ancora dobbiamo fare sul serio, probabilmente ancora dobbiamo fare, partendo da chi vi parla, ancora dobbiamo fare sul serio. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito. Non parla qui soltanto di Giuda, parla di un tradimento interiore. Fratelli e sorelle, noi siamo chiamati a seguire una logica diversa, ma tutti i giorni ci vengono presentate 2 logiche, la logica del mondo e la logica di Dio. Nel momento in cui io accetto la logica del mondo, io tradisco, tra virgolette, tradisto, anzi togliendo le virgolette, tradisco la logica di Dio. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento, attenzione, guardate questa scena, l'abbiamo detto anche stamattina, bene, in greco si può dire in 2 modi, la traduzione in italiano ne dice una sola, noi ne diciamo in 2 modi. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono a casa, tornarono indietro e non andavano più con lui. Una tristezza enorme. Secondo me Gesù, che è vero Dio ma è vero uomo, gli si è strappato il cuore, però non ha addolcito la pillola. Non ha addolcito la pillola, non ha detto: vabbè, facciamo così, caliamo il tiro, andiamo più dolce, chiudiamo un occhio ogni tanto, così scendiamo un po'. No, con il volto indurito andò verso Gerusalemme. Addirittura che cosa fa? Disse allora Gesù ai suoi discepoli, adesso si ristringe ancora di più. I discepoli sono coloro che hanno sentito il respiro di Gesù, il cuore di Dio, il cuore di Gesù, la passione di Gesù,
il bene che Gesù voleva, la paura che Gesù ha avuto, perché attenzione, quando Gesù diceva io devo andare, l'amore si deve sacrificare, so che devo pagare un prezzo, Gesù aveva paura come uomo. Padre, se è possibile allontana da me questo calice, se è possibile, ma non sia fatta la mia, la tua volontà. La logica del voler bene anche quando si viene abbandonati dai propri amici, no? Allora Gesù lo dice adesso ai dodici. E noi lo diciamo in due maniere. La prima, quella forte, Gesù dirà vicino ai dodici, ve ne volete andare anche voi? Andate, andate. Io non sono un guru, io non sono un maestro che cerca discepoli per andare avanti. Io faccio la volontà di Dio, sono venuto per fare la volontà di Dio, e chi mi vuole seguire deve capire che c'è un'esigenza d'amore dove non è possibile tornare indietro o ripensamenti o aggiustamenti. Ma io vado, ve ne volete andare? Andate, andate, andrò da solo. Poi c'è un'altra versione, pure molto bella, molto più tenera, dove Gesù dirà no, ve ne volete andare anche voi? Noi mettiamo quella negazione, non mi dite che ve ne volete andare anche voi. Vicino ai dodici, voi che avete vissuto con me, voi che siete stati i miei più stretti amici, voi che avete sentito il mio cuore quando tremava, il mio cuore quando gioiva, il mio cuore quando esaltava in Dio, non mi dite che anche voi ve ne volete andare? Questa domanda è rivolta a ognuno di noi, a ognuno di noi. Non mi dire che te ne vuoi andare, non mi dire che ti arrendi alla logica di un mondo, perché fratelli e sorelle, molti uomini cristiani ci stiamo arrendendo alla logica di questo mondo. Noi che diciamo di amare, noi in senso largo, diciamo d'amare, Gesù ti dice non mi dire che te ne vuoi andare anche tu. Non lo fare. Se poi lo vuoi fare, l'amore lascia liberi. L'amore lascia liberi. Che bello! Se qualcuno ti costringe ad amare, quello non è amore. Dio non costringerà mai nessuno. E Pietro, il grande Pietro, mi piace, fatemelo dire in greco, Kefa, così, no? Pietro, la Petra, Petrus, Kefa, il grande Pietro dirà, Signore, ma da chi andrei? Da chi? Da chi? Questo mondo ci dice delle cose, ci lusinga, ci ammalia, ci seduce, ma alla fin fine ci lascia sempre infelici, sempre. Fateci caso, questo mondo ti fa credere chissà chi sei, ma alla fin fine ti lascia sempre vuoto, egoista e così, alla mercé di tutti. Non sei protagonista della tua vita, solo tu, dirà Pietro, hai parole di vita eterna. Quando tu parli, il mio cuore sobbalza, il mio cuore si trasforma, il mio cuore ama come il tuo cuore. È possibile? Certo, certo, se no non avrebbero spiegazione i santi, non avrebbero spiegazione i santi che sono in mezzo a noi, non avrebbe spiegazione. Signore, da chi andremo? Davvero, vedete, vedete le parole di questo mondo, ma che cosa dicono? Che cosa? Che cosa? Avete visto, no, i giornali di questi giorni? Che cosa? Tu cambi la mia vita, tu mi fai capire la grandezza che io sono come uomo, come sintesi dell'umanità, come sintesi del creato. Tu mi dici a me, guardate, io ci credo e chiudo. Se poi ci credete anche voi, noi trasformeremo Casandrino e oltre. Tu ed io siamo stati creati per rendere il mondo più bello, perché sennò non avrebbe spiegazione. Non avrebbe spiegazione. Se io e tu ed io siamo stati creati, noi non abbiamo scelto di esserci, siamo stati creati, e perché Dio sa che nel momento in cui io dico sì, eccomi, noi trasformeremo il mondo, partendo da casa mia, partendo da mio marito, da mia moglie, dai miei figli, dai miei genitori.
fino a allargare alla fine del mondo. E allora Pietro ha ragione: Signore, ma da chi andremo? Da chi? Solo tu. Leggete il Vangelo, leggete il Vangelo. I cristiani, noi cristiani non leggiamo il Vangelo, non lo leggiamo. E leggere il Vangelo non significa leggere la storiella, significa dire: quella parola di 2000 anni fa, bene, mi sconvolge. E se mi ha sconvolto, io devo sconvolgere il mondo, diventerò una fiaccola accesa. E allora andrò dietro di te, Signore, non me ne andrò, non capirò tutto, molte volte forse dirò: ma è duro per me questo. Però com'è bello donarsi insieme al nostro Signore. Domandate a qualcuno che sente Dio nel cuore, dirà: niente. San Paolo dirà: tutto reputo in secondo piano. Lui usa la parola molto forte, veramente. Tutto reputo spazzatura rispetto all'amore e alla conoscenza di Cristo, che mi riempie il cuore e mi fa diventare un'opera d'arte per l'umanità. Tu lo puoi essere, io lo posso essere. Ci crediamo? La preghiera ci aiuterà. Questo che è tra poco, adesso incominceremo attraverso il capolavoro per eccezione di tutta l'umanità e di tutta la creazione, che è la Vergine Santissima. Amen. Si presentino i responsabili dei cenacoli di preghiera. Si mettono in piedi. Venite tutti quanti avanti, i responsabili. Seguite dal foglietto. Ripeterò la frase e voi dovete rispondere. Eccoci. Si presentino i responsabili di cenacoli di preghiera. In questa celebrazione eucaristica esprimete il vostro rendimento di grazie al Signore per la vocazione che avete ricevuto, con la promessa di essere sempre fedeli ad essa, rispondendo positivamente alla fiducia posta in voi da Dio e dalla Chiesa. Maria, viva con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola. Serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I ricordi di Gesù, impressi nel suo animo, hanno accompagnato in ogni circostanza, portandola a ripercorrere col pensiero i vari momenti nella sua vita accanto al Figlio. Sono stati quei ricordi a costruire, in un certo senso, il rosario che ella stessa ha costantemente recitato nei giorni della sua vita terrena. E anche ora, tra i canti di gioia della Gerusalemme celeste, i motivi del suo grazie e della sua lode permangono immutati. Sono essi ad ispirare la sua materna premura verso la Chiesa pellegrinante, nella quale ella continua a sviluppare la trama del suo racconto di evangelizzatrice. Mamma Maria ripropone continuamente ai credenti il mistero del suo Figlio, col desiderio che siano contemplati, affinché possano sprigionare tutta la loro forza salvifica. Quando recita il rosario, la comunità cristiana si sintonizza col ricordo e con lo sguardo di Maria. Carissimi fratelli e sorelle, essere alla sequela di Cristo in nome della Chiesa e anche essere inviati per un servizio ai fratelli, per aiutarli a vivere nella vita quotidiana la propria scelta di fede. Vi sentite chiamati a questo servizio? Siete coscienti che ogni dono divino e anche essere presenza del messaggio mariano cristologico è quindi una realtà che va continuamente alimentata nella preghiera e rafforzare nell'impegno costante? Insieme. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, o Signore,
per averci chiamati mediante la Chiesa a collaborare alla tua opera di salvezza, per annunciare, celebrare e testimoniare il Vangelo di Cristo. Prima di ricevere il mandato per i cenacoli in nome di Cristo è necessario che voi, davanti alla Chiesa convocata in questa assemblea, professiate solennemente la fede cattolica e dichiarate la vostra disponibilità senza riserve nel gravoso impegno che vi attende. Pertanto tutto il popolo di Dio si alza in piedi e tutti quanti insieme diciamo: credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Diciamo insieme: questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Alzate i rosari. Il Signore benedica questi rosari, simbolicamente, ma sono i rosari di tutti, per intercessione della Beatissima Vergine Maria di Casandrino, perché veramente ogni volta che dite il rosario alla Madonna, ogni Ave Maria possa essere grazia per il corpo e per lo spirito, per voi stessi, per le vostre famiglie e per chiunque pregate e per tutto il popolo di Casandrino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio onnipotente ed eterno, concedi al tuo popolo che confida nella materna protezione della Vergine Maria di essere liberato da tutti i mali per giungere alla gioia eterna del cielo, per Cristo nostro Signore. Un applauso. Andate a posto. Fratelli e sorelle, la vita quotidiana mette sovente a dura prova la nostra fede. Con la stessa fede dell'Apostolo Pietro affidiamoci a colui che continuamente intercede per noi presso il Padre. Innalziamo la nostra preghiera dicendo insieme: Signore, venga il tuo regno di giustizia e di pace. Signore, venga il tuo regno di giustizia e di pace. Per il Santo Padre Francesco e per tutti i pastori del popolo santo di Dio, perché il Signore renda efficace la predicazione del Vangelo nel cuore di coloro che ancora non conoscono Gesù Cristo, preghiamo. Signore, venga il tuo regno di giustizia e di pace. Per i milioni di persone che nel mondo intero vivono continuamente sotto la minaccia della violenza e della paura, preghiamo. Per quanti sono discriminati per motivi religiosi, culturali o sociali e per tutti i cristiani perseguitati, preghiamo. Per le famiglie che vivono momenti difficili a causa della precarietà economica, della malattia o della divisione, preghiamo. Preghiamo per tutti gli ammalati, come è stato detto, e se mi permettete, se potete farmi questa preghiera personale, ecco, c'è la mamma di un sacerdote a me molto caro, che è di Caivano, del Parco Verde, però è il parroco ad Avellino, che purtroppo ha avuto un'ischemia, sta in coma, e sapete, la mamma per un sacerdote è... per tutti i figli, ma per un sacerdote molto importante, no? Sono due fratelli, lui è sacerdote, c'è il papà anche che sta poco bene, ecco, preghiamo per la mamma di questo sacerdote, Don Vincenzo Giraldi. Approfitto di questa occasione perché ogni responsabile ha una catena di persone dietro, no? Che possono pregare in questo periodo, la Madonna per tante grazie per noi a Casandrino, ma se aggiungete anche
la mamma di Don Vincenzo Giraldi, che stanno attraversando un periodo un po' difficile. Ecco, che il Signore veramente possa dargli tanta forza, tanta speranza, e se Dio vuole, se è volontà di Dio, la grazia della guarigione. Preghiamo. Signore, prendi il tuo regno di giustizia e di pace. Padre buono, tu sai tutto, tu conosci cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Vieni in nostro aiuto, sostieni la debolezza della nostra fede e apri i nostri cuori alla speranza. Per Cristo nostro Signore. Canto numero 21. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare dimostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. Offri la vita tua come seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo in testa, perché non lo dice mai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Signore possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo sei, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna.
cieli, osanna, osanna, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, del nostro fratello Bartolomeo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Canto numero 36. Il Signore Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.